Guys, we've been trying to make it to this lunch, walking in them. This place is so stunning, and by the way, I haven't mentioned what we're doing today. Today I am meeting with all the vloggers in Rome, and we're just going to have lunch and chat and catch up on everything. And we have a special guest here with us from Amsterdam, and yeah, this is actually the biggest reason why we're all here today. But it's just nice to catch up on everything, and I love to be in the room with so many creative, amazing minds. So it's going to be a treat. And before we begin, let me show you really quick the restaurant, because it's really, really special. This is how Italian kitchen looks like, guys. You'll have a very exclusive footage right here, guys. Stay here. Wow. The smell? Yes. How can you not like it? La, questo fettuccine cachi è una pasta che non rappresenta la nouvelle cuisine, ma bensì una cucina povera, perché questo piatto lo fece mia nonna nelle campagne romane nel periodo di dicembre, quando c'erano i cachi, perché i cachi ci sono solo nel periodo natalizio, diciamo. E era un giorno che praticamente non trovava le chiavi della cantina per andare a prendere i pomodori. Lei salì su quest'albero, io ero piccolino, prese questi cachi e fece il sugo con i cachi. Invece di farlo con il pomodoro, lo fece con i cachi. E quindi mantecò queste fettuccine. Io pensavo ci stava facendo uno scherzo, e invece questo piatto era straordinario, era molto buono. E io poi l'ho dimenticato, perché sono passati più di 35 anni, e una notte, ultimamente me la sono sognata, una cosa strana, e lei nel sonno mi ha ricordato questo piatto. E ho detto, ma non è possibile. E telefonai subito a mia madre. E ho detto, ma questa cosa io non me la ricordo. E lei, ovviamente, nel racconto mi ha portato un po' indietro, qualcosa ho ricordato. Wow. E poi chiamai i miei chef e gli ho raccontato questo fatto. E gli ho detto, guarda, provate ad interpretarla voi. E ha avuto un successo meraviglioso. Wow. Cioè, sono venuti da tutte le parti del mondo a assaggiare questa pasta, che poi non è nient'altro che un sugo normale, però invece di mettere i pomodori ci abbiamo messo il cachi. Allora inizio. Guys, we have pasta, we have red wine, and amazing company. Lunch completed. Mandiamo. Buonissimo. Allora, questa è Clotilde, ben arrivate. Avete assaggiato, diciamo, alcuni piatti che sono il forte della nostra tradizione, la tradizione di Clemente per quanto riguarda la filosofia del nostro ristorante, un mix fra cucina romana e cucina ciociara, con prodotti di alta qualità. I can't breathe, I ate so much. What the coffee? Everyone is listening. It's okay.
We're just trying not to drown you. It's okay. Guys, I ate so much. I'm just like exploding. But it was so good. I definitely recommend this place. It was, as Italians say, ottimo. It was so, so, so good. And now, of course, espresso time.